Bella a tutti ragazzi, si torna con un video per me interessante perché andremo a prendere un'arma leggendaria iconica qui in questa base, che è il Problem Solver. Io l'ho provata e mi diverte, non è precisissima e verso la fine lo vedrete, però fa tanto danno e poi ha un'abilità dove dice che spara quasi 1000 colpi in un minuto, cioè è devastante come arma. Comunque questo è il luogo, uccidete le guardie che ci sono all'entrata lì. Fra l'altro me ne ha doppiate due, guardate, una qui e una qui. Comunque, ma questo non c'è. Ora vi faccio vedere quest'arma, se non avete visto l'altro mio video, la Comrade Hammer. Che tanta tanta roba. Andate a vedere l'altro video, ve lo linko comunque. Ora portiamo l'arma da rara a epica, dopodiché la portiamo in leggendaria. Per poter creare oggetti leggendari, dovete avere la capacità tecnica a livello 18. Ora la potenziamo e vedrete che i DPS sono già alti, però quello dipende anche dal livello a cui siete. Ecco, con un potenziamento arriva a 845. Ah, vedete l'abilità che vi dicevo? Ecco perché secondo me è tanta roba come arma. Ok, creata. Ora, ho fatto un primo test mettendo solo mod per i danni. Però guardate come se ne va il fucile. Quindi metto una mod per controllare il rinculo. Ne ho una viola, se non sbaglio. Ok. Se vi interessa fra l'altro creare la mod carenza che aumenta i danni, vi linko anche qui in alto il video. Ecco, ora va solo orizzontale. Proviamola subito. Cioè, vedete il casino di proiettili che spara. È anche precisa, però dovete lanciare colpi, pochi colpi in successione. Perché se mirate e ne mandate tanti in successione, vedete, va per vie orizzontali. Oh, sbirri, sbirri, via, via, via. Io non capisco perché qui, cioè, in sto gioco spawnano sbirri così, dal nulla. Vabbè. Se vi è stato utile questo video, ragazzi, un bel like. Se volete iscrivervi, mi fate un favore, guardate come guido bene. Se avete richieste per altri video su Cyberpunk, fatemele. Probabilmente porterò anche una recensione del gioco, visto che ci sto giocando veramente tanto. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa o meno. E per ora, bella dallo scanchi!